Ben Merit May Journal. Ciao amore, come stai? Ciao, tutto bene. Linda? Linda, sei sempre al telefono. Dove è finito Jeffrey? Mi deve consegnare un servizio sull'Arsenal, è importantissimo. Ti richiamo, Hai lavorato questa giornata oggi? Grazie per essere venuto. No, guarda. Dov'è il mio servizio sull'Arsenal? No, il servizio sull'Arsenal non ce l'ho fatto, non sono riuscito nemmeno a vedere la partita, guarda, me lo è successo una cosa incredibile, ti ricordi l'incidente aereo dove ci salvò soltanto un intercetto? Ah sì, avevo fatto un articolo io stesso, me lo ricordo. E avevamo scritto, me lo ricordo, le avevo suggerito io direttore. Ah, che certo! No, perché lei non mi ha mai dato visibilità. Di parlare un po' strano? Beh, ti ricordi abbiamo dato la colpa a Marco, il genero? Sì, lo ricordo. Perfetto. Mr. Jefferson ha deciso di adottare Ruby. E chi sarebbe questa Ruby? Ruby è la... Chi è la Ruby? È la cugina di Giorgia, ha deciso di adottarla. Che cosa succede? Marco a questo punto perderebbe l'eredità. Perderebbe tutta l'eredità, capito? Qual è il problema assurdo di questa storia, direttore? Sì, mi ricordo, ma come ha fatto ad ucciderla questa persona? Lei non ci crederà mai, direttore, non ci crederà mai. Allora, è successo questo. Doveva uccidere Ruby. Bene, allora a quel punto a chi si affida? Al regista, quello che fa i provini, perché lui aveva saputo che Ruby doveva fare il provino dal regista. Ma non è quel regista che fa film porno con... Sì, è quello là, sa che Ruby era il gnocchiello, non sapevo. Bene, che è successo? Doveva uccidere Ruby. Altro, non mi richiedono più di ricordo. Si presenta una ragazza, perché lui non aveva visto, il regista non aveva visto né Ruby né quest'altra ragazza, che si presenta un minuto prima di Ruby. Un minuto prima al provino si presenta, allora lui che fa? La vede, corrisponde esattamente alla descrizione e la uccide. Questo ragazzo si chiama Pamela. E quindi, Mark, oh direttore, io se glielo dico, ma lei non ci crede. Che è successo? Mark l'è venuto a sapere. E ha detto al regista, ma che cazzo hai fatto? Dovevi uccidere Ruby, hai ammazzato un altro, io ho visto Ruby per strada. E lui a un certo punto ha detto, ma Ruby corrispondeva, ma non corrispondeva, tu dovevi essere sicuro, devi uccidere una persona, direttore. Cioè, io non ci credo a stare questo direttore. Sì, ci credo, ma cosa va? Mi faccio sapere poi come è andata a finire questa povera ragazza, come l'hanno... È successo che Marco a questo punto del regista non si è fidato più. Non si è più fidato, allora ha detto, ci penso io direttamente. E gli è venuto in mente di rubare la macchina a George. E scusa niente quello che fa parlare. Ha deciso di rubare la macchina a George, ha detto ci penso io direttamente. Tu l'importante che adesso che ci facciamo con sta Pamela? Mettila nella biblioteca del colonnello Barney, facciamo finta, abbiamo strangolata. Come si chiama? Fatto entrare a casa di questo colonnello Bari. Lo sa come ha fatto, perché il fotografo è il fotografo lì con le cameriere lì, lui lo sa, gli ha detto guarda io non ti preoccupare, noi mettiamo sta morta, non fa provino, le cameriere vogliono tutte palatricette, lui ne ha seccate due con colpo solo, hanno due concorrenti in meno per diventare attrici loro, hai capito? Quindi loro hanno detto non ti preoccupare, ci mettiamo tutto noi, l'hanno trascinata, hanno preso la cinta della vestaglia della... Dolly. Ma stavi qua, ma come fai a sapere? La cinta di Dolly, abbiamo finto di strangolarla e che è successo? È rimasto Mark che uccide Ruby. Però non è più Ruby, è Pamela. E praticamente che succede? Più Pamela è Ruby nella macchina dove dovrebbe essere Pamela. E la vedi? Fammi un attimo capire, scusami, sei troppo trapelato. Ho bisogno di capire qualche cosa. No, perché me lo capire negli ultimi 10 minuti dell'altra. Mark ha rubato la macchina a George. A George ha preso la signora Ruby. Sì, e l'ha vestita da Pamela. Con il grande accidente. Ma non sapevo.
sapeva che Pamela doveva andare a fare il provino, lei aveva i vestiti da studentessa dentro lo zaino perché era 3 giorni che ci andava a scuola. Hai capito? Quindi praticamente hanno vestito la Ruby con i vestiti da scolaretta. No, la Ruby con i vestiti di Pamela da scolaretta dentro la macchina, l'hanno bruciata così non si riconosceva il volto. E la Pamela hanno finto che fosse Ruby mettendola nel tappeto, va bene, mi detto? Non lo so, forse è meglio che ti concentri sull'arte. Vabbè, vada bene, lascia.